Ma loro stanno in forte difficoltà perché a causa della peronospora quest'anno avranno una produzione del 20% e quindi una perdita dell'80%. Su questo abbiamo già informato il governo, ma il governo è a conoscenza di queste problematiche. Il Molise, diciamo che è stato epicentro di questo evento e quindi necessariamente c'è bisogno di alcuni interventi strutturali da parte del governo per fargli superare la crisi della produzione di quest'anno e per permettergli già di essere pronti per la vendemmia del 2024. Se non interveniamo e se non ci saranno questi aiuti, si avrà una profonda crisi delle cantine vinicole, non solo della produzione, ma anche di tutti coloro che ruotano intorno al mondo della produzione del vino. Noi stiamo mettendo in campo dei meccanismi per far fronte a questo, proprio per prepararli alla possibilità della campagna del 2024, quindi della vendemmia 2024. Ma il governo deve anche contribuire, tipo con la sospensione dei mutui, per dare a loro un respiro per poter, come dire, riuscire a superare la mancanza di liquidità e per pagare quelle che sono le spese dovute alla vendemmia 2023. Il settore del vitivinicolo nel 2023 nella nostra regione ha subito un danno enorme, soprattutto in termini finanziari, in quanto sappiamo che le copiose e consistenti piogge che sono avvenute da aprile a giugno 2023, insomma, hanno sferrato un duro colpo. Un colpo che abbiamo attestato con una ricognizione richiestaci dal Ministero di 26 milioni di euro, quindi davvero importante. E quindi ci accingiamo da qui a qualche giorno ad avviare un tavolo di confronto con il Ministero. Il Ministro Lollobrigida l'ha già fatto con l'Abruzzo, l'ha già fatto con le Marche, sta proseguendo questo percorso, arriverà a breve la convocazione anche per noi Regione Molise. E proprio per questo abbiamo inteso sederci a un tavolo qui territoriale insieme ai rappresentanti del distretto, rappresentanti delle associazioni di categoria, proprio per confrontarci e capire come meglio arrivare a questo confronto, non solo nella proposta economica, ma soprattutto capire anche quello che deve essere il futuro che riguarda soprattutto le misure di investimento in questo settore per la nostra regione. Ma purtroppo il problema è che non solo dobbiamo trovare i fondi per, diciamo, cercare di arginare questo danno del 2023, ma dobbiamo capire come affrontare il futuro. Dobbiamo considerare che i cambiamenti climatici e quindi le criticità saranno sempre più, diciamo, frequenti durante il futuro, quindi dobbiamo lavorare molto sulla gestione del rischio, sull'aspetto assicurativo, quindi imprimere su questa cultura. È ovvio che sono costose queste misure, il governo deve mettere, diciamo, sui fondi delle somme necessarie per promuovere anche questa cultura che al nord è un po' più diffusa, al sud di meno, però diciamo questa può essere una soluzione perché possiamo ben capire che mettere solamente coperture sui fondi di emergenza non sono mai sufficienti per coprire le diverse emergenze del settore dell'agricoltura che diventano sempre più elevate.